Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi siamo a presentarvi un progetto che ci emoziona come modellismo, perché qui si parla di modellismo vero, modellismo serio. Il nostro amico Giova, Giova 95, ci ha chiesto di fargli una barca a vapore. Inizialmente il progetto prevedeva una barchetta da 80 cm con un motore a vapore di quelli che si accendono e la barca va. Però il ragazzo ha voluto strafare questa volta e ha scelto un'imbarcazione di circa un metro di lunghezza. Quindi una volta finita peserà sui 10 kg. No, un po' meno, comunque sì, intorno ai 6-8 kg. Ad ogni modo aveva bisogno di un motore che spinga per muovere una barca del genere, e quindi abbiamo acquistato per Giova questo motore, che è una vera perla, è veramente una meraviglia, un capolavoro di ingegneria, quello col modellismo manuale che viene fatto. Questo prodotto è un prodotto giapponese fatto da Saito, e adesso andiamo a farvelo vedere perché merita. Una motorizzazione un po' diversa da quelle consuete di oggi. Sì. Mi aiuti? Cioè, facciamo vedere questo motore. Allora, questo è il motore. Qui abbiamo un motore. Questo è un motore 3 cilindri. E perché 3 cilindri? Uno perché ha bisogno di spinta questa barca. Abbiamo detto che pesa. Deve andare sul lago, non in piscina. Quindi deve affrontare un'acqua che può essere anche mossa. Un'onda, e non vogliamo che gli rimanga in avaria in mezzo al lago. Quindi deve essere un motore affidabile che deve spingere. Inoltre, per avere la possibilità di variare il numero di giri e anche di inserire una retromarcia, abbiamo bisogno che non sia più un monocilindro, ma abbiamo bisogno della struttura a due, o in questo caso a tre cilindri. Sono tre cilindri importanti. Questo è fatto interamente a mano. Diciamo che la parte di montaggio comunque non è una cosa molto semplice, comunque è uscito un bel lavoro. Come si alimenta il motore a vapore di questa portata? Serve una caldaia. Andiamo a vedere la caldaia. E questa è la caldaia. Ovviamente ci dà una capienza di acqua in grado di motorizzare e di far muovere la barca per un tempo che presumo possa superare 20-30 minuti. C'è la possibilità anche di inserire un recipiente di acqua supplementare, acqua fredda che viene poi fatta passare dentro la caldaia, che va a temperatura quella. Però non facciamo a scaldare questa quantità di acqua in tempi brevi. Non possiamo più usare la candelina sotto la barca. Non sarebbe sufficiente, prenderebbe fuoco la barca. Che va in temperatura. Diciamo che ci serve uno strumento un po' più potente. Quindi questa caldaia viene utilizzata in abbinamento con questo bruciatore. Questo è un bruciatore ad alcol, quindi questo serbatoio viene riempito di alcol, e c'è una procedura per fare partire la fiamma, quindi va scaldata questa testa qui sotto, una fiamma vera sul pettino di alcol, quindi va portata in temperatura. Viene aperta pian pianino la valvola dell'alcol, il vapore di alcol riesce ad innescare una fiamma che va a spingere calore all'interno della caldaia, e questa caldaia in brevissimo tempo si porta in temperatura. Ovviamente è regolabile la quantità di calore che viene la caldaia, così come poi è regolabile la quantità di vapore che viene gestita.
Quindi adesso viene la parte interessante di installazione del motore, della caldaia, del bruciatore sulla barca. Esatto, dovremo appunto creare un adatto, chiamiamolo così, per questo motore che andrà collegato all'elica già esistente sulla barca, assieme ovviamente andrà installata la caldaia. Sulla barca c'è spazio a sufficienza per montare 4 di questi motori, quindi non ci sarà problema. Siamo a 5-5. Secondo me lo spazio c'è, bella grande, ma vedremo. E che altro? Niente. Vediamo quando stiamo montando la barca. Durante il montaggio sicuramente vi aggiorneremo. Dai, vi terremo coinvolti in questo progetto che a noi emoziona. Ciao a tutti! Ciao a tutti, alla prossima!